Bene. Se girate pagina, troviamo un altro autore che possiamo inserire all'interno di questa corrente del Petrarchismo, che è Giovanni della Casa. Questo nome è importante, ricordiamocelo, lo studieremo approfonditamente perché è autore di un trattato del celeberrimo Galateo, che avete sentito nominare, spero. Chi è di mondo qui, dai? Chi è che conosce bene il Galateo? Bene, no. Chi è che è abituato? Bravo. Allora, se andate a fare un'uscita a quattro, due coppie di fidanzati, come vi sedete a tavola? Uno, cioè, uomo, uomo, donna, donna. No? Cioè, l'uomo di fronte alla ragazza opposta della coppia, la ragazza di fronte alla ragazza opposta. Coltello, posata, forchetta, come si... Ok? Non starnutire in faccia con quel... Tutte le regole del Galateo, nasce da qui. Uh-huh. E la sinistra per soffiare il naso. A tavola, no, se una donna è seduta si deve alzare solo per salutare una donna più vecchia. Invece l'uomo si deve alzare per far accomodare una donna. L'uomo sempre si deve alzare, mentre se un uomo viene a salutare una donna o si presenta una donna, non può rimanere seduto. Uh-huh. Quindi vedete tutto un insieme di regole che poi cambiano, si evolvono nel tempo. Però cosa fa della casa? Lo vediamo poi in un'altra lezione. Scrive un vero e proprio trattato su come si deve comportare il buon uomo di corte, le buone maniere. E questo poi lo faremo. Si chiama Galateo. Galateo. E da lì prende il nome il nostro Galateo. Giovanni della Casa, anche lui era un prelato, era un sacerdote, altissimo prelato, è famoso anche per un altro testo, Le Rime. Di nuovo, che fantasia. Anche Ariosto scriveva la rime, scrivono tutti rime. È un modo di poesia, no? Il Petrarchismo di Della Casa è sbilanciato verso la gravitas, cioè la serietà, la severità, il rigore. Lo trovi anche sul tuo libro di testo, Riccardo. No, però sì. È un Petrarchismo sbilanciato verso la gravitas. Perché? Ragioniamo un attimo. Tutti seguono il modello di Petrarca, giusto? Sì. Ma se ognuno segue il modello di Petrarca mettendo dentro la propria esperienza, ovviamente quel modello sarà declinato in base alla propria personalità. E quindi si parla sicuramente di Petrarchismo. Ma se io parlassi di Petrarchismi... non mi sbaglierei, perché ognuno poi ha la propria emulazio, il proprio desiderio di metterci dentro qualcosa di personale. Quindi non è semplicemente copiare, plagiare Petrarca, ma è rielaborare Petrarca. Ok? Vedremo che un fenomeno simile si accadrà nel 600, in età barocca, con il marinismo, quando tutti non copieranno più Petrarca, ma copieranno Marino, Gian Battista Marino. Lo faremo più avanti. Quello di Della Casa, dice il vostro libro, è sbilanciato verso la gravitas, cioè è un modo di intendere il Petrarchismo serio, severo, austero, un po' come Catone, no? Vi ricordate? D'altronde Della Casa, un grande prelato, è una persona seria, no? Quelle persone quadrate, ligie. Vi faccio la parafrasi, è difficile, vado piano. O sonno, o tranquillo figlio della quieta, umida, ombrosa notte. In che senso umida, ombrosa? La notte in cui fa freddo perché c'è umidità, e ombrosa perché è scura. O conforto dei mortali malati, egri è un latinismo. Dolce oblio dei mali così gravi, a causa dei quali la vita è aspra e noiosa. Infine, ormai, viene in aiuto al cuore che langue, che è in sofferenza, e non ave, posa, e solleva queste membra stanche e fragili. O sonno, prendi il volo verso di me e distendi e posa sopra di me le tue ali brune.
Dov'è il silenzio che rifugge il giorno e la luce? E i lievi sogni che hanno come abitudine quella di seguirti con tracce non certe, non sicure, vestigia le sue tracce. Ahimè, lasso, che ti chiamo in vano. Lasso, ahimè. Vi ricordate, ai lasso resta giunto il dolore tanto? Avete rimosso? Guittone d'Arezzo, noi siamo rimasti a Montaperti. È la prima poesia che abbiamo fatto l'anno scorso, una delle prime. Ahimè, che ti invoco in vano, e in vano lusingo, cioè faccio dei complimenti, cerco di accaparrarmi la fiducia di queste oscure e gelide ombre. O piume colme d'asprezza, o acerbi notti e dure. Un po' più facile così? Allora, o le piume sono le piume del sonno personificato, ovviamente, piene di asprezza. Ah no, scusatemi, sono le piume del materasso. O piume piene di asprezza. O piume, quindi è una metonimia. Il materiale del materasso per indicare il sonno. Quindi o sonno pieno di asprezza, o notti acerbe, aspre e dure. La parafrasi è uno degli obiettivi, dei requisiti che vi vengono chiesti in uscita dal liceo. È una cosa che ci sconvolge così tanto? No, mi dicevate è difficile. Io ci credo che non è facilissima, però riusciamo a farla. Da soli riuscireste a farla? No. Perché? Qual è la difficoltà? Ma ci sono le... Lessico? Le note. Sì. Ma non è come quando si può recitare. E cosa cambia? Ma no, perché le note spiegano il significato, ma non. Ma la parafrasi sta un po' a voi, no? Se capite che egri vuol dire uomini affannati, malati, no? Egri, no, sto leggendo una nota a caso, la 2. Vabbè, ci lavoriamo. Comunque, dai, aiutatemi voi sull'interpretazione almeno. Sì, è insonne. Cosa dice allora? Qualcosa lo turba, ottimo. Gli affanni del giorno. E quindi della casa cosa fa? Invoca il sonno. Quindi abbiamo un'apostrofe. Che cos'è l'apostrofe? Quando si rivolge direttamente a una persona o un oggetto. Benissimo. In questo caso abbiamo anche una personificazione del dio sonno, cioè del sonno come del dio classico del sonno, con le sue piume, placido figlio della notte. Notare il ritmo della prima strofa, tutto legato da evidentissimi. Bravi, Jean-Pierre. O sonno della quieta umida ombrosa, notte placido figlio. O dei mortali, egri conforto. Oblio dolce dei mali, si gravion della vita aspre noivosa, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è l'invocazione, dice l'analisi del vostro libro, di un insonne, una persona che soffre di insonne. Quello che non è chiaro nella poesia è la causa inespressa che crea questo sentimento, ok? Qual è la causa? Non lo sappiamo, non viene esplicitata. Potrebbe essere una delusione d'amore, e si inserirebbe bene nel petrarchismo, potrebbe essere una causa di carriera poliecclesiastica, come suggerisce il vostro libro, potrebbe essere uno stato d'animo melanconico del poeta, non lo sappiamo. Però la poesia sviluppa, ancora una volta, lo stato d'animo interiore del poeta. Ci siamo fin qui? Terza poesia, oggi facciamo un testo per ogni autore, più o meno, giusto per avere un'idea. Forse vi stupirà, non l'avete ancora fatto, ma lo farete, che il prossimo autore è in realtà un grande scultore e pittore, è Michelangelo. Quello che ha dipinto la Cappella Sistina, ha scolpito grandi opere.
Che cosa fa nelle sue poesie Michelangelo? Riflette anche, ancora una volta, sul proprio stato d'animo. E quindi non ha l'ottimo artista alcun concetto, e la poesia che avete qui, ancora una volta un sonetto, permette di comprendere che cosa? Lo stato d'animo. Sì, relativo all'arte, quindi è anche un testo di arte proprio, di poetica artistica. Non ha l'ottimo artista alcun concetto, cum marmo solo in sé non circonscriva col suo soperchio, e solo a quello arriva la mano che ubbidisce all'intelletto. L'ottimo artista non ha solo un progetto, ma dipende dall'opera, dal pezzo di marmo, la vera impotenza, poi ve lo spiego bene, quell'idea da cui deve venire fuori. E la mano ubbidisce all'intelletto al progetto. Il male che io fuggo e il bene che io prometto, in te, donna leggiadra, altera e diva, tal si nasconde, e per chi io più non viva, contrario l'arte al disiato effetto. Si sposta l'attenzione dalla scultura alla donna amata. Il male che io fuggo e il bene che prometto si nasconde, donna leggiadra, in te. E l'arte, il rapporto amoroso, è contrario all'effetto desiderato. Amore dunque non ha né tua beltade, o durezza, o fortuna, o gran disdegno del mio malcolpa, o mio destino, o sorte. Se dentro del tuo cor morte pietate porti in un tempo, e che il mio basso ingegno non sappia ardendo, tranne altro che morte. Un sonetto molto scuro, molto difficile. Anche le note sono in difficoltà nello spiegarlo dal punto di vista della parafrasi. Non vi chiederò la parafrasi, ma soltanto il contenuto. Che cosa sta dicendo qui Michelangelo? Che l'artista ha in mente un progetto e lo tira fuori con le sue mani, lo tira fuori dalla scultura, ma il progetto dipende dalla scultura stessa. Cioè, se io prendo il pezzo di marmo da cui esce il David, in potenza il David è dentro quel pezzo di marmo e io lo tiro fuori. Allo stesso modo la donna, il rapporto d'amore, è nella potenzialità della donna e sta a me tirarla fuori. Però non è detto che la materia risponda ai desideri dell'artista. Sì, c'è un paragone forzato tra la scultura e la donna, il rapporto d'amore. Come l'artista tira fuori dal pezzo di marmo la scultura che ha in mente, allo stesso modo l'uomo innamorato tira fuori dalla donna il rapporto d'amore. Però potrebbe darsi che il marmo o la donna si oppongano alla volontà dell'artista. È un concetto filosofico di potenza aristotelico. Atto e potenza l'avete fatto? Sì. Okay. In nuce, in potenza, c'è la possibilità di avere qualcosa, ma concretamente è l'artista che deve tirarlo fuori. Se prendete l'analisi del testo a pagina 903, è molto utile questa spiegazione di Benedetto Varchi, un letterato fiorentino. Se uno scultore avesse un marmo, è certo che in quel marmo ci sono in potenza, cioè si possono tirare fuori da lui, tutte le figure che si possono immaginare, come un uomo, un cavallo, un leone. Ora, se uno scultore lavorando questo marmo e facendolo una statua di Mercurio non sapesse condurlo a quella perfezione che si era immaginata, o che un altro maestro migliore di lui si sarebbe immaginato, a chi si deve dare la colpa di questo fatto? Al marmo o allo scultore? Al marmo certamente no, perché in lui era un'impotenza così le belle fattezze che gli si dovevano dare, come le non belle che gli sono state date. Dunque, il difetto sarà del maestro, dello scultore, il quale non avrà saputo esprimere con lo scalpello quello che egli si era immaginato con l'ingegno. Anzi, non ubbidendo le mani alla fantasia, avrà fatto tutto il contrario di quello che si era proposto e pensato di dover fare. Così né più né meno, dice il nostro poeta, avviene nell'amore. Ma è un paragone che ci sta o è forzato? Forzato. Il vostro libro dice forzato, perché secondo voi? No, perché spieghi un attimo, perché dovrebbe... Cioè, il paragone tra la scultura e la donna. Allora, se c'è una donna, sì, e io non riesco ad avere un buon rapporto d'amore con quella donna, è colpa mia che non ho saputo tirare fuori quel rapporto. Ma il rapporto potrebbe anche non esserci. Non è detto, perché appunto dipende dalla donna. È quello che dicevo prima io, no? Che dentro il marmo ci deve essere comunque in potenza. Però nel marmo è un oggetto inanimato, la donna invece è una persona dotata di una sua mente, di un suo spirito, quindi quello di Michelangelo è un paragone, lo dice anche la vostra analisi del testo, forzato. Mm? Però è un virtuosismo petrarchista, cioè permette di stabilire
in questo clima culturale un'analogia tra la scultura e lo stato d'animo amoroso. Quindi rientra sempre in questo contesto. Vi vedo persi, avete finito la benzina, l'autonomia? Non ho capito. Si dà fuoco. Allora, concludo con le ultime due autrici che vi riporto al vostro libro. È significativo perché sono due donne ed è significativo perché sono due persone completamente differenti tra di loro, ma veramente tanto. Allora, abbiamo Vittoria Colonna e Gaspara Stampa. Vittoria Colonna, come dice il nome stesso, è una nobildonna romana. Perché sapete che i Colonna sono una delle più importanti famiglie di Roma. È molto significativo che una nobildonna romana scriva poesia. Un'aristocratica di grande cultura che declina in poesia le sue esperienze d'amore, in particolar modo la sofferenza per la morte del marito. Come si chiama? Vittoria Colonna. Invece Gaspara Stampa è una donna di mondo, potremmo definirla una... Viaggiatrice. Più che viaggiatrice, un'etera, una dama di compagnia, una cortigiana, una... Beh, una prostituta di livello. Una spase, un escort, ecco. Allora, rientra in quella categoria di poeta maledetto che potrebbe sembrare un rocker, dice il vostro libro giustamente, del XX secolo. È meglio bruciare in un momento che spegnersi lentamente, come cita Neil Young. It's better to burn out than to fade away. It's better to burn out, è meglio bruciare piuttosto che fade away, scomparire lentamente. Quindi una vita vissuta al massimo, come dice Vasco. Sedotta e abbandonata. Allora, questo non è il junk. Comunque esiste anche questo tipo di persona, che è una persona molto diversa da quella che siamo abituati a vedere a fare letteratura. Per la prima volta una donna indipendente. Poi magari dicevano che era di facili costumi, non era vero, però faceva scalpore una donna che fosse indipendente. Vittoria Colonna è molto toccante perché le muore il marito. Vittoria Colonna era una nobile donna invece. Le muore il marito e quindi traspone in poesia il suo stato d'animo, la sua malinconia o melancolia, che è una parola che deriva dal greco melas, nero, vedere tutto nero, no? È una depressa sostanzialmente. Come diceva prima, come Bengo ha scritto per la ragazza di cui si è innamorato, lei ha scritto per il marito. Però è significativo, magari sembra convenzionale come poesia, sono sempre gli stessi motivi, però c'è una grossa novità in questa pagina 906, che abbiamo una donna che racconta la sua esperienza, il suo stato d'animo interiore. E non è che ne abbiamo avute tante finora, eh? C'erano le mistiche medievali, religiose più che altro, non le abbiamo viste in realtà. Ma di donne indipendenti che scrivono delle proprie esperienze, nel mondo medievale no. C'era Saffo nell'antica Grecia, ma non abbiamo fatto storia di letteratura greca. Donne che fanno letteratura... Francesca non è una donna che fa letteratura, è un personaggio di Dante. Abbiamo una voce femminile nella storia della letteratura che abbiamo fatto fino ad oggi? No. Adesso c'è. Abbiamo Gaspara e Vittoria. Sì, le abbiamo adesso. Ma prima non abbiamo niente. Mi sembra che il sole non dia più la luce solita e che non dia nemmeno lo stesso chiarore a sua sorella, la luna ovviamente, che vive della luce riflessa. Non vedo un pianeta fertile o una stella vaga ruotare lieti bei raggi nel cerchio ornato. Non vedo più un cuore armato di valore, fuggito è il vero onore, la gloria bella nascosta e le virtù giunte con essa. E non vive in un albero, il fogliame, la fronda o un fiore nel prato. Quindi vedete che tutto è diventato morto. Vedo torbide le acque e nera l'aria, il fuoco non riscalda e il vento non rinfresca. Tutti hanno smarrito la loro propria preoccupazione. Da allora che il mio bel sol fu in terra spento, cioè da quando mio marito fu morto,
mio marito che era il sole, no? La luce della mia vita, o è confuso l'ordine di natura, o il duole i sensi miei nasconde il vero. Sono due le alternative, due versi. O l'ordine di natura è confuso, oppure il dolore nasconde ai miei sensi la verità, il vero. Procedimento dilemmatico, sì. Sono due le alternative. Cosa ti dice qua Vittoria Colonna? Sono due le alternative. Da quando è andato via il sole della mia vita, cioè da quando mio marito è morto, i casi sono due. Opzione A, l'ordine di natura è stato veramente confuso. Opzione B, ed è quello che ovviamente suggerisce Vittoria Colonna, il dolore nasconde la verità ai miei sensi.